ground shake. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con un video un po' particolare, diciamo, per fantasioso. Un'iniziativa apposta che abbiamo voluto fare per il mio compleanno. Infatti l'evento conclusivo di questa iniziativa sarà appunto il 28 agosto, che è il mio compleanno. Prego Sky con il regolamento. Allora, questo è un torneo di Softair tra di noi e lo chiameremo Softair Summer Cup. Questo torneino è strutturato in due gironi, girone A e girone B, e faremo le estrazioni dopo. Poi le semifinali saranno il primo del girone A contro il secondo del girone B e il primo del girone B contro il secondo del girone A. Chi vince va in finale, primo, secondo, e chi perde terzo e quarto. Ok, il regolamento è: prima di tutto si vince colpendo due volte l'avversario. Poi ogni giocatore ha un caricatore a disposizione, sia del fucile che della pistola. Esatto. Una partita massimo può durare 5 minuti, se entro i 5 minuti si finisce 0-0, si va alla prova di tiro, mentre se finisce 1-0 ha vinto, anche se non è arrivato al 2, perché comunque è in vantaggio. Poi i punti, allora, si guadagnano 3 punti se si vince normalmente, o 1-0 o 2-0 o alla prova di tiro. 2 punti se si vince perché l'avversario ha finito i colpi, 1 punto se si perde perché tu hai finito i colpi, e 0 punti se si perde. Normale. I premi per chi vince sono: allora, mettiamo che vince Savo, io gli regalo un caricatore extra per il suo fucile. Se vinco io, me lo regala lui. Mentre se vince qualcun altro oltre a noi due, mettiamo insieme i soldi per lui e gli facciamo il regalo, dato che siamo noi due del canale, e quindi gli regaliamo il caricatore. Comunque il regalo è sempre il caricatore, poi dipende da chi vince come funziona. Esatto, ci sono diversi fucili. Esatto, quindi non possiamo anticipare, se no lo prendevamo già, solo che non abbiamo tutti lo stesso fucile, quindi dobbiamo aspettare. Dunque, questo video prosegue con l'estrazione e niente, non dico altro, buona visione. Eccoci quindi alle estrazioni, partiamo subito per il girone A. Rischiamo. Sentite la pressione, ragazzi, io molta. Faccio pure vibrare la telecamera. Ok. Chiudo gli occhi e estraiamo il primo. The first is il primo componente del girone A, eh? Al contrario, fanculo, Angie, e via. E questo ce lo possiamo pure sniffare. Allora, ritorniamo a shakerare. E adesso offre Sky. Chiudi gli occhi ed esprimi il tuo desiderio. Ho preso uno, sì. Sì. Il secondo del girone A è... Oh mio Dio! Luca! Signori. Luca. Subito grandi sfide. Si preannunciano nel girone A. Ora si spera che o io o Sky siamo in questo girone. Mischiamo. Uno dei due, altrimenti ci troviamo insieme. Prego, salvo. Allora, chiudo gli occhi. Preso uno? Sì. Il terzo e l'ultimo dal girone A. Dal girone A, eh? Salvo! Oh. Aia! Che male, figa. Guardate come vibra. Vabbè, adesso tiriamoli fuori. Sinceramente, Aia. Un girone molto easy. Easy, easy. Allora, vabbè, Sky. Si compongono ovviamente gli ultimi: Sky, Rego. Il prossimo sarà uno tra Gabriele e Rego, per forza. Li ho già scritti, anche se vabbè, facciamo vedere Gabri. E l'ultimo, Rego. Dunque,
Comunque, questo... ripetiamo i gironi. Il girone A, Angelo. Si è attaccato il coso della B. Angelo, Luca e Savo. Girone B, Sky, Rego e Gabbo. Qui vedremo il primo e il secondo. Sono tre partite a girone, perché Angelo deve giocare contro Luca, Angelo deve giocare contro Savo e Savo contro Luca. E stessa cosa lì. E come ho già spiegato, semifinali e finali. Bene ragazzi. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e continuate a seguire il torneo, perché promette bene e già dai gironi sono molto interessanti gli accoppiamenti. Soprattutto questo. Bella.